Bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale. I video che sto per mostrarti ti lasceranno quel pizzico di paura che, diciamocelo, non guasta mai. Ma ora basta parlare. Cominciamo. Il primo filmato è stato registrato nel reparto di un ospedale. Uno dei dipendenti dell'ospedale, durante il suo turno di notte, sente alcuni rumori davvero inquietanti. A quel punto tira fuori il suo smartphone, riprende qualcosa di veramente spaventoso. Questo è ciò che è stato registrato. Non so se l'avete notato, ragazzi, mentre il bidoncino viene toccato da una forza invisibile, sul fondo si vede passare quella che sembra essere una ragazza dai capelli lunghi. E sembra che abbia molta fretta. Il prossimo filmato è stato ripreso dentro la cattedrale di Lincoln. Questo luogo è un monumento storico per il Regno Unito. Peccato però che abbia la fama di essere infestata da alcuni spiriti. Alcuni curiosi si sono addentrati dentro questa cattedrale in cerca di fenomeni paranormali. Una volta dentro, incominciano a perlustrare il luogo e ciò che riprendono è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato registrato. Il video seguente è stato ripreso in una chiesa cattolica in Irlanda. Il video mostra quella che sembra essere una cappella, con dentro uno spirito che si materializza davanti ai presenti. Il video è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Where St. Oliver Plunkett was in prison for 8 months. He's a very interesting figure because he was one of the first ecumenical Christian priests. This is the door of the cell in Newgate Prison, where St. Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure, because he was one of the first ecumenical Christian priests. Non ho molte informazioni su questo video, ma da quello che viene spiegato, si tratta di un uomo che sta morendo. Mentre l'uomo emana l'ultimo respiro, qualcosa sembra che passi velocemente vicino una porta e il tutto viene ripreso dalla telecamera di uno dei presenti. Questo è ciò che è stato filmato. Alcuni cacciatori di fantasmi entrano in una rovina in Inghilterra in cerca di fenomeni paranormali. Una volta dentro incominciano a perlustrare il luogo. All'inizio non succede quasi nulla. Dopo un po' di tempo catturano con la loro telecamera qualcosa di veramente impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Si sa che i bambini ne combinano di tutti i colori. Il papà di questa piccola sta filmando la propria figlia mentre ne combina una delle sue. Ad un certo punto del filmato nota qualcosa di strano. Rivedendo poi le immagini, l'uomo rimane senza parole.
Questo è ciò che è stato registrato. Haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. La ciudad descubierta revela unas 2000 casas de ladrillo de madera hacinadas en las calles del pueblo. Questa foto è stata scattata di notte vicino a un rudere. La foto mostra uno spirito affacciato a una crepa del muro. Il video seguente mostra questa sedia situata in un ufficio mentre viene spostata da una forza invisibile. Questo è ciò che è stato filmato. Mi sono dato cuenta si stava lavando e mi doy cuenta de che la silla se stava muovendo. Questo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza. La telecamera riprende questo spirito che si materializza in pieno giorno. Le immagini sono davvero incredibili. Questo è ciò che è stato filmato. Siamo arrivati al termine, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!